Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Catten 17, Arezzo. Venite a trovarci. Questa è l'immagine della maratonina Città d'Arezzo di quest'anno, 20ª edizione, quindi già un nuovo marchio che abbiamo adottato, al di là diciamo della chimera che è sempre stato un po' il marchio leader. Half marathon, mezza maratona. Sì. Fabio Sinatti, io come ti presento? Perché insomma te sei un maratoneta, un podista. Sì, no, vengo dal podismo diciamo degli anni 70, ecco, primi anni 70, anzi del 68 inizia questa avventura del podismo, prima come atleta e poi diciamo quasi necessariamente come organizzatore diciamo di manifestazioni, fra cui la scalata al Castello e poi a seguire la maratonina Città d'Arezzo, che è giunta la 20ª edizione in questo 2018. Però insomma ecco, i precedenti sono chiaramente sportivi da un punto di vista proprio atletico e calcistico, fra l'altro, perché io vengo anche dal calcio. Anche il calcio? Sì, e sì. Questa cosa non la sapevo. Mi piaceva il calcio, ero un fissato diciamo del calcio, però i miei genitori non volevano che andassi a giocare al pallone, quindi mi rifugiai un po' sul discorso dell'atletica leggera. Dove? È stato un ripiego, vuol dire è stata una scelta? Beh, è stata una scelta poi anche positiva, tutto sommato, poi mi piaceva, perché poi io immaginavo di fare, ero un attaccante, un'ala tornante, quindi avevo molto fiato, e allora un'ala sinistra, che però mi piaceva pensare di fare un gol, diciamo, con una capovolta, capito? Quindi una cosa un pochino strana che mi è rimasta nella mente ormai da molti anni, insomma. Ecco, una cosa... Un grande numero. Sì, ecco, esatto, cioè da fare una specie di motto, insomma, anche del calcio, insomma, perché molto spesso il Ronaldo che abbiamo visto fare era Altafini, te lo ricordi, no? Quando grandissimo atleta, grandissimo calciatore, che poi si mise, allora fra l'altro è un po' sparito dalla circolazione, ma insomma quando commentava le partite faceva sempre, che vedeva un gol straordinario, faceva golasso. No, ma effettivamente erano quelle cose un pochino fuori dalla norma, capito, che mi garbava poter fare. Poi dopo ho detto mi dedicai un pochino all'atletica leggera e la scalata al Castello è stato il nostro primo appuntamento, fra l'altro sono la bellezza di 47 anni che facciamo la scalata al Castello, ero un ragazzino, avevo 18 anni e quindi cominciai a correre e organizzare. La prima la volevo vincere, la seconda la volevo vincere, sono arrivato quarto in tutte e due le prime edizioni, poi dopo il livello si è notevolmente alzato e quindi diciamo ho lasciato perdere, quindi in quell'occasione non gareggiavo più. Che poi Fabio, la tua è una famiglia di atleti, perché sai... Sì, noi siamo tre fratelli che bene o male, diciamo, una volta andava forte uno, una volta andava forte un altro, quindi eravamo sempre un po' nella breccia, quindi ci hanno preso come punto di riferimento, perché prima diciamo comincia io che ero il mezzano, poi dopo cominciò quello più vecchio, diciamo, che quasi mi prendeva in giro, Moreno, e poi Stefano che è stato quello più forte fra tutti e tre, e quindi dicevo c'è anche mio fratello, insomma, che anche lui è stato più forte, però è arrivato Massimo alla mezza maratona, quindi la maratona non l'ha mai fatta. Io invece mi sono cimentato in 5 maratone, l'ultima la feci nel 90 a Roma, che fra l'altro partì velletariamente perché ero con il gruppo di testa e anzi mi sembrava che andassero piano, poi dopo a un certo punto quando si arrivò al 27esimo-28esimo chilometro vedi che cominciavano a essere molto più intelligenti di me e quindi io cominciavo ad arretrare. Insomma, mi toccò fare la volata per entrare c'era un rimborso spese di 50.000 lire,
nei primi 40, arrivai 39esimo, quindi ecco, però ero 40, ero 40-41, quindi rischiai, mi toccò fare la volata in fondo, ma ero distrutto. Quindi questa era maratona, non mezza? La maratona. Maratona, quindi maratona sono 40, 42 km 42, e, 100, ecco. E 195. Quindi questa è una, degli obiettivi che molti atleti si pongono, insomma, per poter. La prima volta che fanno, a volte mi è capitato degli atleti nostri, della nostra società, che dice: io mi voglio allenare per andare a fare la maratona di New York. Dico: ma quant'è che corri? Ma dice: ho cominciato ora, ho cominciato. Cioè, dico, una maratona non è che si può improvvisare, però oggi c'è questo obiettivo, questa fissa, diciamo così, di raggiungere un risultato importante e poi fare una maratona importante, insomma, ecco. Quindi a volte che Arezzo mi hanno chiesto: perché non organizzi una maratona? Organizzare una maratona ad Arezzo sarebbe, diciamo, sarebbe un flop completo, perché oggi anche gli atleti stessi vanno a cercare la città particolare, la città con 10.000 partecipanti, cioè, quindi che Arezzo si potrebbe raggiungere un obiettivo massimo di 2.000 atleti, ma nella mezza maratona. Nella maratona poi, fra l'altro, sarebbe chiudere completamente la città, già di per sé è un problema anche nella mezza, in queste due ore che vengono utilizzate per, diciamo, per la manifestazione di domenica 28 di ottobre. Diciamo che siamo rinomati per essere botoli ringhiosi e quindi no, ho sentito molte lamentele, no, ma la strada chiusa, insomma, per una maratona. Ma poi, ma pensa, ma poi, a Arezzo, ecco, apposta, cioè, dico, niente di particolarmente eclatante, insomma, voglio dire, poi è una chiusura di un paio di ore. Fra l'altro la città di Arezzo si gira anche a piedi, si può girare in 5 minuti, cioè qualcuno si lamentava perché non è andato a prendere le pastine, le brioche la mattina per fare colazione, cioè voglio dire, metti la macchina lì, fai 10 metri di passo, ah, sennò veramente siamo arrivati all'assurdo quasi. No, sono totalmente ingiustificate queste cose. Poi fra l'altro di domenica, no? Perché esatto, esatto, domenica mattina la gente quasi sonnecchiosa, insomma, quindi. Ma la cosa positiva che sto notando è che stanno cambiando un pochino anche le mentalità, proprio perché abbiamo cercato di coinvolgere all'interno anche della maratonina, diciamo, le famiglie, quindi i ragazzi, i giovani, gli adulti, eccetera, con uno scopo anche benefico, perché fra l'altro noi facciamo raccogliere alle scuole dei fondi che poi acquisteranno defibrillatori, acquisteranno, diciamo, materiale per il discorso scolastico, e quindi questo, diciamo, ci ha aiutato anche a, non so, a coinvolgere più anche le famiglie e anche a dire: ma forse sarà utile anche se una mattina sto fermo, non prendo la macchina, fare una passeggiata può essere veramente importante. Abbiamo permesso con distanze anche più o meno lunghe, quindi la mini run, la family run come viene chiamata solitamente, è 3 km, può essere fatta da tutti, da bambini con le carrozzine, senza, diciamo, camminando. Ora non dico di farla con la gonna perché sarebbe, le donne, insomma, ecco, sarebbe brutto, però ecco, sportivamente ho visto che la cultura anche nella nostra città è cambiata, ci sono molti camminatori, ci sono molti corridori, ci sono molte persone che cioè, hanno forse un po' i medici, un po' la vita di tutti i giorni, un po' non lo so che cosa, insomma, comunque è cambiato la mentalità e soprattutto anche l'approccio con questo sport, che poi alla fine fa comodo a tutti, cioè, poi notiamo anche nel settore anche del calcio, coloro che sono traumatizzati, diciamo, dalle botte, perché poi chiaramente nel calcio si verifica molto più costantemente anche dei traumi, una volta finito il calcio a 35-40 anni, stranamente continuano nella corsa. La corsa forse è una delle cose che piace di più, che, beh, lo so, danno stimolo anche a molti soggetti. Ecco, la maratona, la corsa, il running in generale è un po', diciamo, una prova con se stessi, no? Cioè, diciamo che è molto stimolante, perché è anche molto educativo, perché c'è sempre un obiettivo in più da raggiungere, non è traumatico e poi non c'ha tutti quei lati negativi. Io sono un tifoso di calcio, sì, permetto, sì, però sì, certo. Davvero gli eccessi che contraddistinguono, sì, ecco, questi sport veramente mi danno un fastidio non indifferente, proprio perché amo questo sport, quindi
però ecco, devo riconoscere che questa disciplina sportiva è molto molto educativa. Sì, è molto più soft anche rispetto, come dicevi te, al calcio. Il calcio purtroppo si è portato ad avere questo atteggiamento di tifoso, a volte prima tranquillo, ma poi alla fine se qualche cosa viene storto, viene fatto storto o dall'arbitro oppure dall'avversario, ovviamente te incavoli, insomma, ecco. Però per quanto riguarda la corsa invece c'è un rispetto molto molto reciproco tra i soggetti, cioè apprezzano chi vince, apprezza chi perde, insomma, quindi c'è veramente un rispetto anche reciproco su questa filosofia. Ovviamente quello che sta cambiando anche nella mentalità di molti podisti è quello di raggiungere un obiettivo importante, e a volte, qualche volta, dico in maniera quasi esagerata, perché dopo anche lì si va all'eccesso, quelli che vogliono fare le trans, le ultramaratone, le cose così, cioè sentivo persone che non facevano per niente sport e adesso fanno 42 km di passo. Uno mi ha detto, dice, ora voglio fare da 120 km, ma dico, ma sei pazzo? Dico, 120 km di passo significa come minimo 3-4 giorni di camminata. Cioè, però c'è questo obiettivo di dire, ce l'ho fatta, capito? Cioè, oppure ho scalato il Monte Bianco, oppure ho scalato, che te posso dire, il Pirellone. Insomma, voglio dire, qui c'è veramente la voglia, non lo so, la volontà, ma soprattutto, diciamo, la spregiudicatezza per molti aspetti. Però questo fa capire a molti soggetti che vogliono raggiungere qualcosa che probabilmente nella vita normale non hanno mai raggiunto, e quindi dice, vabbè, io voglio fare una cosa estrema, a rischio qualche volta, perché io dico sempre, cioè, se può correre, se può camminare, se può saltare, però sempre con una dovuta cautela, insomma, ecco, anche di rispetto di se stessi, ma anche degli altri, perché poi a volte rimette in difficoltà anche gli organizzatori stessi. Ecco, quindi una tiratina d'orecchie ai maschi, al genere, alla categoria dei maschi, perché io di tanto in tanto vado a camminare con l'associazione a piede libero, il martedì, mi sembra, secondo o terzo martedì del mese, e quindi aderisco di tanto in tanto quando il tempo, soprattutto magari, insomma, quando arrivo, l'ultima volta non ci sono stato perché non sono andato, perché sono arrivato a casa, ero proprio la batteria scarica, dico, sennò veramente a metà mi fermo. Però si cammina, una camminata abbastanza veloce. Ho notato sin dalla prima volta che ho preso parte che su 10, 7 sono donne. Sì, sì, esatto, bravo, no, bravo. Vuol dire, le donne ci tengono di più, diciamo, a tenersi allenate, a tenersi in forma. Esatto, hai notato una cosa molto importante, perché le donne sono quelle che stanno incrementando maggiormente la presenza anche su questo settore, forse perché ne sentono un'esigenza, forse perché probabilmente vorranno, non lo so, anche loro mantenere una fisionomia anche fisica particolare. Io mi ricordo i primi anni che correvo negli anni 70, con tutto il rispetto, c'erano le donne che correvano, erano, non dico brutte, ma insomma non particolarmente piacevoli da vedere. C'era la crociata, mi ricordo sempre, che veniva a correre, era bruttissima. Oggi te vedi delle donne stupende che corrono, hanno un'eleganza fantastica, insomma, cioè, quindi, cioè, è cambiato proprio anche questo aspetto qui. E poi ovviamente la cultura anche del vestirsi in un certo modo, che chiaramente è cambiato tutto, l'abbigliamento. Una volta si correva così, abbastanza all'arrembaggio, mi ricordo che nel periodo invernale con i guanti di lana, la pappalina, tutto un sacco di roba addosso che pesava più di te stesso quasi. Mi ricordo che quando finivo di correre io ero fradicio, insomma, di tutte queste cose. Oggi te vedi invece anche nel periodo invernale magliette termiche, tutta una cosettina etichettata, dei guanti ad hoc. Cioè, non è cambiato, diciamo, anche l'industria di questo settore, che poi è diventata un'industria importante, perché poi, come c'è un'industria nel calcio, c'è un'industria anche nel podismo, nell'atletica, che è veramente notevole, e oggi è veramente importante anche questo. È cambiato proprio le strategie tecniche. Io di tanto in tanto vedo qualche filmato di Gianni Morandi, che è arrivato a una età abbastanza importante, insomma, sì, ha passato, credo, abbondantemente 70, sì. E lui tuttora è un atleta, insomma. Se lo vedi, mi sembra ancora, non dico ragazzino, perché ormai ci si ricorda sempre come Gianni Morandi, il ragazzino della Via Gluck, insomma, il ragazzino, diciamo, che cantava, insomma, la fisarmonica, eccetera, eccetera. Però effettivamente non è cambiato più di tanto. Dopo, se vai a focalizzare con la telecamera, lo vedi che c'ha un pochino,
però ancora tanto di rispetto, mi sembra dinamico. Ha fatto, fatto l'ultimo concerto di New York. Esatto, ha fatto New York, ma ha fatto un sacco di maratone questo. Poi gioca al calcio, cioè fa di tutto, questo è un polivalente, insomma, c'è un atleta che arrivare a quell'età lì e ancora essere brioso come lo è lui sicuramente aiuta. Ecco perché dico, a volte l'attività motoria è bene che la facciano con una certa dose di cautela, però che la devono fare tutti. Non a caso noi abbiamo anche nelle nostre zone, qui abbiamo ora Gibin che ha 80 anni, quest'anno ha compiuto 80 anni e ancora, diciamo, partecipa alle gare agonistiche, ovviamente con un passo un pochino più adeguato, però insomma ci sono persone che ancora viaggiano, cioè se noi pensavamo 10-15 anni fa che una 80 anni correva non esisteva neanche, cioè non era possibile neanche immaginarla, dice, ma questa ma dove va, capito? Abbiamo avuto in occasione dei campionati italiani di atletica leggera master qui ad Arezzo un atleta di 102 anni, ma soltanto la presenza di esserci lì, di fare un salto anche di un metro e mezzo a 102 anni, io dico, ragazzi, vuol dire che ancora c'è questa verve, c'è questa possibilità di muoversi, perché altrimenti, insomma, ecco, molti li vedi in carrozzina e purtroppo qualcuno lo vede orizzontale, insomma, ecco, voglio dire, quindi non c'è più. Quindi vuol dire che fare un po' di sport aiuta anche a migliorare. È chiaro che ci vuole sempre la dovuta cautela. Ovviamente, mai esagerare. Leggevo a proposito di un altro argomento, che in America su 10 persone 7 hanno problemi di obesità ed è, sta diventando veramente un problema non indifferente. Ovvio incide molto anche la cultura dell'alimentazione, perché lì insomma non so se in televisione si può dire, ma mangiano un sacco di troiate. È la parola data, scusatemi, ma però. E allora non c'è questa cultura, questa abitudine al cibo, e quindi poi sono un popolo a quanto pare di sedentari. È ovvio che essendo tantissimi poi magari sugli sport eccellono, ma insomma certo. In proporzione siamo molto più diciamo portati noi a fare lo sport che non loro, perché insomma, anche noi dobbiamo dire che c'è un po' di difficoltà nel settore, diciamo, dei giovani, perché i giovani finché hanno quei 7, 8, 10, 12 anni riescono a, un po' spinti da genitori, un po' per un motivo o per un altro, fare un po' di attività sportiva. Forse, io metto fra parentesi, troppo precoce fare un'attività sportiva a 5, 6, 7 anni. Diciamo che ci vorrebbe anche lì le dovute cautele, fare un po' di quello, però lasciare libertà anche ai giovani per potersi esprimere diversamente. Ma poi dopo si vede che anche a 16, a 17, 18 anni, purtroppo con i computer, con i telefonini, e poi anche, dico, qualche volta con qualche soldo che c'è in tasca, ci si lascia un pochino andare, quindi non abbiamo più, perché a volte non eccelliamo noi nell'attività anche sportiva agonistica, almeno su alcuni settori, perché fatica, e quindi quando c'è la fatica e uno sta anche abbastanza bene non ti permette di fare certe cose. Noi una volta, quando si correva o si giocava perché c'era proprio il gusto di volere anche eccellere, di poter mettersi anche in evidenza. Oggi non gli interessa nulla, insomma, mettersi in evidenza per un'attività sportiva, o a meno che uno sia particolarmente dotato, inquadrato e, diciamo, stimolato. Ma se no, la maggioranza anche dei giovani, purtroppo, ahimè, questa è un'altra nota dolente, che non ci sono atleti che se la sentono o persone, giovani, che hanno voglia di sacrificarsi, perché lo sport, sai benissimo, che è sacrificio, perché non è che si raggiungono risultati così alzandosi la mattina e facendo così tanto per fare. Ti devi fare il famoso mazzo, perché se no non si arriva dove si deve arrivare. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Lo sport non deve avere
limiti d'età, cioè il fatto che uno dice, ma io ho 60 anni e sono arrivato. Ma oggi specialmente in questo sport come il nostro qui, se cominci a fare un po' una statistica, vedi che sono più i concorrenti che partecipano dai 50 anni in poi che da quelli da 20 a 40 anni. Cioè, questo è un assurdo, ma perché c'è proprio la maggiore, c'è l'esigenza anche di ex atleti, per dire, ma soprattutto anche perché c'è la voglia di stare bene. Una persona una volta si diceva, questo qui ha 50 anni, 60 anni, è già vecchio. Oggi, insomma, cioè io ho oltre 60 anni, non mi sento una persona vecchia, insomma, per dire, capito? E quindi è cambiato un pochino anche la mentalità, il modo di pensare, di fare anche le cose, di stare meglio, perché sa, questa esigenza anche di stare meglio, insomma, fisicamente. E poi comunque è uno sport tutto sommato pulito, no? Perché c'è sì, ora a parte qualche eccesso che ci può essere, ma quello lì, insomma, ecco, è abbastanza limitato effettivamente nel nostro settore, insomma, a meno che uno voglia veramente fare cose stranissime, insomma, è in grado di poter partecipare senza assumere sostanze particolari, senza fare cose particolarmente grandi, anche perché poi cioè, o te vinci il campionato del mondo, se no qui vinci, se va bene vinci un prosciutto, mezzo prosciutto, oppure vinci una forma di formaggio, insomma, voglio dire, quindi non è che sia che con questo che si arricchisce più di tanto, insomma, sì, cioè, valesse la pena, dice uno al limite può anche rischiare. C'è stato uno che rischiò in occasione dei campionati del mondo, un maratoneta che era di Pisa, e diciamo che questo qui assunse le sostanze in occasione del campionato del mondo, dico, ma è anche poco intelligente è stato, perché però lui ci ha provato, dice, se mi andava bene, bene, però l'hanno irradiato, quindi è uno che non sarà più, diciamo, presente nelle competizioni. Peccato, perché correva anche molto bene, correva eccetera, insomma, ecco, per dirti, quindi ci sono questi soggetti, però insomma, ecco, sono casi abbastanza rari nelle persone normali. Io ho amici che ciclisti, insomma, con la passione del ciclismo, che hanno una certa età, che vanno in gruppi per divertirsi. Ecco, mi dicono che ci sono persone che prendono delle sostanze anche per andare a fare la sgambata la domenica. Questo è l'assurdo. Quello è l'assurdo. Cioè, qui siamo veramente all'assurdo, perché non esiste a quell'età lì, soprattutto anche nel ciclismo, lo so, purtroppo questa cosa qui la sapevo, cioè, non la volevo esporre più di tanto, ma insomma nel ciclismo questo ancora accade, ma ragazzi, ma cioè, ci si rende conto cosa significa una persona di 50 anni che si assume sostanze per far che? Per arrivare o percorrere insieme a quella lì? Ma che cavolo, ma te, cioè, proprio a volte io dico sempre, mancano 2 centimetri a qualcuno, perché se no non esiste, per poter raggiungere un risultato, insomma, per dire, bisogna che mentalmente uno ragioni in maniera diversa, non può ragionare. Guarda, io ti dico, si è persa un pochino la dimensione della cultura dello sport. Questo mio amico, carissimo amico, che va in bicicletta alla mia età, quindi siamo alla soglia, ahimè, dei 60 anni, però insomma, lui veramente lo fa per passione, perché proprio c'ha questo grandissimo amore per la bici. Però lui è andato anche all'estero, no? Cioè, per esempio, quando fanno la Parigi-Roubaix, il giorno prima fanno la Parigi-Roubaix per tutti quelli che hanno andato, insomma, e va detto che all'estero c'è tutta un altro spirito, insomma, vedi le persone che, insomma, è un giorno di festa, un giorno di partecipazione. In Italia, anche se fai, che ne so, una gara per cicloamatori senza qui c'è gente che bava la bocca, si scanna, si scanna, cioè, allucinante. Io sta cosa probabilmente non riesco a concepirla. Non parliamo del calcio, cioè, io ti giuro, se vai a vedere, io mi è capitato qualche volta, sono uscito dallo stadio, andare a vedere qualche partita dei settori giovanili, vedi i genitori che veramente sarebbero da ospedale psichiatrico. Allora, ti faccio un esempio banale, dico, c'è mio figlio che era fissato per il calcio, corricchiava un pochino, però insomma era fissato per il calcio. Insomma, a un certo punto fui costretto a mandarlo a giocare a pallone, perché poi in occasione della comunione lo disse in chiesa il prete, dice, mio babbo, dice, c'è il pensierino di un bambino, dice, il mio babbo non me... prego il Signore che mi mandi a giocare a pallone. Allora, che tutti sapevano che io non ce lo volevo mandare,
quindi tu lo fai e ce lo mandai. Però gli dissi, guarda, dico, occhio che questo è un ambiente che puoi stare in panchina, può essere, insomma, tutte situazioni che possono capitare. Lui è stato sempre, dice, però io andavo a vedere la partita quando giocava nella Tusca, io mi mettevo da una parte perché sentivo i genitori, ah, ma dagli alle gambe, ma l'arbitro non capisce niente, insomma, che l'altro, cioè, tutte cose invece di educare diventano maleducati, diciamo, anche nello sport, perché lì è lì che bisogna cercare di entrare in maniera forte, insomma, ecco. Cioè, io sto notando che nella mezza maratona che facciamo il 28 abbiamo la presenza di famiglie intere, ma abbiamo la presenza di francesi, tedeschi, americani che vengono qui ad Arezzo, e questo, diciamo, a noi ci serve anche al discorso dell'immagine della città di Arezzo, ma insomma per far capire che, cioè, a volte vengono qua per fare una corsetta per non prendere niente, una felpa che noi diamo come premio di partecipazione e una medaglia. Cioè, queste sono le cose grosse che noi diamo. Dopo è vero, ci sono atleti forti che ovviamente raggiungeranno l'obiettivo, il risultato che vorranno vincere, avranno dei premi anche in denaro, ma insomma sono cose limitate, insomma, che non raggiungono i livelli che possono esserci, cioè, ovviamente nel calcio e nelle altre cose, però insomma, ecco, nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche una valutazione da un punto di vista tecnico qualitativo. Ecco, quanto impegna l'organizzazione di una corsa come la maratona di Arezzo? Guarda, questa, le manifestazioni, ormai anche noi abbiamo diverse manifestazioni che organizziamo nell'arco dell'anno, però è quasi un susseguirsi, diciamo, ne finisce una, comincia quell'altra, quindi è un continuo, non c'è mai una tregua, anche perché se te ti fermi, noi già stiamo programmando per il 2019, addirittura per il 2020 c'è l'ipotesi che Arezzo sia sede di campionati europei, di mezza maratona, di nostalgia, eccetera, quindi noi ci siamo proposti, diciamo, insieme anche all'amministrazione comunale, eccetera, per poter fare questo grande evento. Siamo in lizza con Londra, insomma, per dire, quindi non è che siamo in lizza con nessuno. Quindi ora vedremo quello che avverrà nelle prossime settimane, primi mesi, gli ultimi mesi di quest'anno, perché dovrà essere decisa la sede assoluta di questa manifestazione. Per dire, e quindi già ci impegna obiettivamente, quindi c'è il nostro pensiero è arrivare al 2020, pensa un po', e ancora dobbiamo fare il 2018 che mi gira anche le scatole, perché siamo a 10 giorni della gara, insomma, quindi ancora ce la fanno, quindi è un impegno quasi costante. A livello mentale è qualcosa di impegnativo, poi siamo sempre in pochi, questa è la cosa, diciamo, che purtroppo penso che sia in tutti i settori, non dico soltanto nel nostro settore del podismo, ma nel ciclismo, nel calcio, eccetera, ci sono pochi addetti, poche persone che ci si dedicano anime e cuore per cercare di raggiungere un obiettivo. Cioè, noi l'abbiamo fatto perché una piccola frazione come Policiano, diciamo, si è messa in mostra a livello anche nazionale e internazionale. Questo per noi è un vanto importantissimo. Poi abbiamo portato delle iniziative che sono state positive anche per la collettività aretina, quindi in discorso anche del commercio, un minimo, diciamo, di movimento gliel'abbiamo dato a livello anche di indotto. Pertanto queste iniziative qui dovrebbero essere, e dovremmo fare, diciamo, quadrato anche con tutte le varie realtà della città, e buttare su veramente un piano importante nell'arco, all'inizio di ogni anno, in modo da dire, beh, benissimo, queste manifestazioni qui le vogliamo potenziare, le vogliamo portare avanti insieme, allora forse si potrebbe raggiungere ancora maggiori obiettivi. Se invece ognuno fa la propria parrocchina, diventa difficile, diventa pesante, diventa impossibile, perché poi trovi tutti gli ostacoli che non ti permettono di raggiungere il risultato che tu, diciamo, spereresti a livello mentale iniziale, capito? Queste sono le problematiche di tutti. Fabio, ti stavo ascoltando con attenzione, ma gli ostacoli maggiori quali sono? A volte sono anche maggiori, sono, a parte, diciamo, il reperire fondi economici, sì. Ma io dico molto spesso, se ci fosse una sinergia con le istituzioni, con tutte le realtà che non ti mettono, diciamo, i bastoni fra le ruote per la famosa burocrazia, che poi bene o male si ripercuote anche a livello, diciamo, più piccolo, nelle manifestazioni semplici, perché te per fare una richiesta devi fare un mese e mezzo prima, poi devi fare un discorso, ma questa cosa che non si può fare, ma quell'altra devi modificare, questa che c'è una responsabilità, cioè qui è diventato tutto, cioè, se dovessimo stare dietro alle regole lige che ci impongono, te non dovresti fare niente.
Cioè dovresti dire sta ferma perché come mi muovo mi fulminano, capito? Questo è un problema italiano, sì, eh? Sì, non sì, no, no, certo, no, certo, no, certo. Specifichiamo perché. E questo diventa difficile, diventa, perché finché tutto poi ti va bene, tutto regolare, capito? Sì, poi sì. Dopo ti va, te ne va una storta oppure succede qualcosa e dopo sei del gatto. In Italia la parola sinergia è una parola insomma molto difficile, quindi non so. No, no, abbiamo visto anche il discorso di fare le prossime Olimpiadi, cioè le Olimpiadi in Italia, anche quella, cioè abbiamo perso per me un grande diciamo obiettivo importante, cioè proporsi come campione, come Olimpiadi che erano dal 60, rifarle un'altra volta a Roma sarebbe stato fantastico. Cioè io dico, prima di morire forse vedevo un'Olimpiadi Arezzo, diciamo, per quanto riguarda la grande Olimpiade, dopo che l'invernale va benissimo anche quelli lì, ma anche lì, come hai visto, ci sono difficoltà perché sono tre città, quella, quell'altra, tira un altro, quindi non si trovano d'accordo per raggiungere un obiettivo. Cioè io direi che quando l'Italia c'è l'Italia, stop, capito? Ma che 1960 o sbaglio, no? Sì, 1960. Che poi furono Olimpiadi di Berruti e poi di Cassius Clay. Mi sembra c'era anche lui, e poi nell'atletica invece c'era il Keniano che corse scalzo, Bichila, capito? Bichila che sì, poi è diventato sì, diciamo sì, storico, insomma. Ma poi fecero una maratona, la maratona fecero quasi di notte, ma te rendi conto, cioè una cosa spettacolare a Roma, fanno una maratona di notte, è come dire, non lo so io, cose allucinanti. Cioè, e poi la città eterna, insomma, ecco. Una volta riportandola in Italia, io penso che sarebbe stato il massimo anche per la nostra nazione, però sai, ognuno dopo la pensa. Non ero nato ancora. Io ero nato, ma mi ricordo che la vidi in televisione, che poi a quei tempi lì era qualcosa di eccezionale, insomma, cioè, erano quegli eventi che veramente capitano una volta nella vita, insomma, ecco, poco più. No, ti ho detto Cassius Clay, anche se sì, parliamo sì, di pugilato, perché sì, sì, è rimasto. È rimasto emblematico, lui è un altro degli atleti storici, diciamo, ecco. No, anche fu la prima volta che Cassius Clay salì alla ribalta, insomma, sì, vinse sì, l'oro, sì, che poi quella medaglia la buttò. La buttò perché una sera dentro un bar lo chiamarono sporco negro, e allora lui non era uno che insomma, si faceva offendere così facilmente, per rabbia uscì, c'aveva la medaglia d'oro in tasca, andò in un cassonetto e la buttò dentro, insomma, quindi quella medaglia è andata persa, quella medaglia d'oro, penso un po'. Ma poi è stato storico perché effettivamente lui ha fatto un movimento anche da un punto di vista sociale non indifferente fra lui e altri personaggi. E invece Dorando Petri, ecco, questo atleta che alla maratona di Londra, praticamente sugli ultimi metri, guardo, si venne, insomma, sì, cascò, insomma, cioè, italiano, no? Italiano, sì, era questo qui. E questo atleta chiaramente ha dato un po' la visione della maratona come si pensava nei tempi passati, come una specie di obiettivo difficoltoso da raggiungere, perché effettivamente 42 km, cioè, nessuno immaginava, massimo si arrivava a 5.000, 10.000 metri, insomma, voglio dire, la maratona 42 km era qualcosa di impensabile, lo facevano chiaramente gli antichi greci, capito? Però era una cosa che non sappiamo esattamente come è stata. Poi nel tempo, visto, si è evoluto, la gente si è preparata, eccetera. L'ultimo è stato Stefano Baldini proprio ad Atene, quindi penso che vincere l'ultima gara nell'Olimpiadi, la maratona, nel posto in cui è nata, sia il massimo del massimo. Insomma, noi abbiamo avuto la fortuna di Bellarezzo, Stefano Baldini diverse volte, vincere la maratona città d'Arezzo quando fu campionato italiano nell'anno 2011, quando ci fu le Torri Gemelle, che fra l'altro corremmo, mi ricordo, diciamo, con il lutto nel braccio. 2001, scusami, non 2011, sì, perché poi erano. E quindi ecco, per dire quello che è avvenuto, insomma, cioè sono quei soggetti che poi danno un ricordo, un'immagine di certi avvenimenti. Perché la maratona, diciamo, affonda la sua storia, la sua leggenda all'epoca dei greci. Sì, quando, perché poi era una specie di staffetta, non di staffetta, ma un personaggio che doveva portare dei messaggi, capito? Messaggi, quindi una cosa, invece del piccione viaggiatore c'era il maratoneta, insomma, in quel caso lì. Correva e andava a portare i messaggi. Beh, però dalla storia, come qualcuno oggi vorrebbe quasi eliminare la storia, io non ero un grande appassionato della storia, però
oggi ci insegna che la storia invece è importante, proprio per capire quello che è stato fatto nei secoli, nei tempi, eccetera, eccetera. Quindi direi che se qualcuno volesse abolire la storia, insomma, farebbe una grande bischerata, insomma, ecco, ha detto proprio in aretino, però sai, dopo ognuno fa quello che vuole. Vabbè, le domande finali, visto che siamo arrivati al termine del nostro gradevole viaggio, ecco, il sogno nel cassetto di Fabio Sinatti qual è? Ma sai, qui i sogni, ma l'importante, guarda, io non è sì no, da raggiungere, gli obiettivi sono chiaramente che Arezzo sia veramente sede di un evento ad altissimo livello. Questa sarebbe una soluzione, cioè una delle cose più belle che potrebbe apprezzare, e poi avere un personaggio dell'atletica forte in Arezzo che possa esaltare anche questa disciplina sportiva, insomma, perché poi a volte si parla, ci sono anche i numeri, eccetera, però insomma, se ci fosse un personaggio forte, probabilmente potrebbe anche il movimento guadagnarci, insomma, sotto questo aspetto qui, anche se sarebbe da stimolo, anche per prendere come punto di riferimento, insomma, ecco, questa è la cosa fondamentale. E poi niente, la cosa fondamentale è anche quella di raggiungere nelle nostre piccole manifestazioni risultati importanti, che la città ne possa apprezzare il senso positivo, non tanto, diciamo, per quello che facciamo, ma insomma, ecco, per capire che forse uno sport è come tanti altri, che però può portare tanti soggetti. Quindi l'appuntamento per tutti i nostri appassionati della maratona, della corsa, è il 28 di ottobre ad Arezzo, in piazza Guido Monaco. Addirittura i giorni precedenti faremo anche delle iniziative collaterali per quanto riguarda anche l'aspetto del defibrillatore, ma soprattutto dell'ambiente e anche dei diabetici. Quindi questo per far capire che la maratona può essere anche un mezzo sociale per altre tematiche. Fabio, mi ha fatto veramente molto molto piacere. A me ha fatto piacere, insomma, quindi sarà l'occasione. Saremo incontrati tante volte perché insomma. Ma ti aspetto comunque alla partenza. Volete. E quindi correrai. Io correrò un pochino perché lo potevo seguire la corsa, ma potrebbe essere un modo come un altro per partire insieme. Vai, promesso, ci proverò. Vai. Okay. Grazie Fabio. Grazie a te, Massimo. Grazie. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.